Bentornati all'appuntamento con le previsioni di MeteoOne. L'anticiclone delle Azzorre punta verso l'Europa settentrionale, lasciando sul suo fianco orientale spazio a un'intensa ondata gelida verso i Balcani e la Grecia. Ma attenzione, perché parte di questa eruzione potrà interessare anche il sud Italia e in modo particolare il medio e basso Adriatico, con possibili deboli e sporadiche nevicate. Temperatura in drastico calo, con venti forti dai quadranti orientali. È arrivato veramente il vero inverno. Ma andiamo ora a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per mercoledì 28 dicembre. Sul bordo orientale dell'anticiclone delle Azzorre inizierà a scorrere aria sempre più fredda di origine artico-continentale. Al primo mattino avremo cieli per lo più sereni su entrambe le regioni. Nel corso invece della giornata, dall'Adriatico inizierà ad affacciarsi il fronte freddo, proveniente dai Balcani. Le prime precipitazioni interesseranno la costa e il primo entroterra pugliese, dal Gargano fino al Brindisino. Rovesci che con l'arrivare invece del pomeriggio andranno intensificandosi e interesseranno anche le zone dell'Alta Murgia, del Foggiano e del Materano e Potentino. La quota neve nel primo pomeriggio sarà sugli 800-900 metri, interessando l'Appennino Lucano esclusivamente, con neve anche a Potenza. E possibili deboli accumuli. Calo drastico della quota neve dal tardo pomeriggio sera fino a quote collinari 400-500 metri sull'Alta Murgia Barese, Bat e Gargano e Appennino Dauno. Non sono da escludere possibili imbiancate in queste zone nella sera notte, nelle zone più alte. Temperature. Le temperature, come possiamo vedere dalla grafica, saranno in drastico calo entro sera di 5-6 gradi. Venti molto forti dai quadranti orientali, mari da molto mossi ad agitati, sia lo Ionio che il Canal d'Otranto. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Gabriele Calò che ci mostra il meraviglioso tramonto a Capo di Leuca, nel Salento, con lo scorcio del castello medievale, il respiro profondo del mare prima della tempesta. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula, oppure le mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.